L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila ha inaugurato il suo nuovo anno accademico confermando il trend di crescita dell'istituto che, nonostante le vicende del 2017 legate al terremoto, conferma il numero degli iscritti che si attesta a circa 400 studenti, 120 matricole. Il 2017-2018 è l'anno di successo per la Scuola del Restauro che ha raggiunto 52 iscritti grazie ad un corso che abilita alla professione. L'anno appena inaugurato segna anche quello con il più alto numero di diplomati, ben 79. Numeri che fanno dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila un istituto di riferimento nell'alta formazione artistica per i giovani non solo abruzzesi, visto che studiano qui, ha detto il direttore Marco Brandizzi, anche dei ragazzi cinesi. Tanti i progetti messi in campo, tantissimi quelli che si stanno realizzando, ha ricordato il presidente Marotta, per quest'anno che ha già visto arrivare nella sede dell'Accademia l'importante e nutrita donazione della baronessa Lucrezia Le Domizio de Ruini sull'opera di Joseph Beuys. Tornerà anche Eremi Arti e si sta lavorando ad implementare le collaborazioni con gli uffici territoriali del MIBACT, quella con il Munda per il controllo e il monitoraggio della situazione climatica delle sale del museo, con la sovrintendenza unica per il restauro delle opere d'arte danneggiate dal sisma, quella con la regione per implementare la dotazione ad alta tecnologia di Fab Lab, il laboratorio 3D, di una stazione robotizzata che utilizzi la pietra di Poggio Picense per ricostruire parti mancanti e bassorilievi e sculture danneggiate dal terremoto. Insomma, un'attività a tutto tondo, a 360 gradi, che fa dell'Accademia una vera e propria eccellenza italiana. Diciamo che l'attività dell'Accademia si sta diffondendo in maniera capillare su tutta quanta la regione e soprattutto abbiamo avviato delle iniziative non ultime. L'ultima, quella di Eremi, che hanno portato l'interesse di tutti quanti i cultori dell'arte presso gli Eremi d'Abruzzo, dove alcuni autori di arte moderna hanno esposto le loro opere. E qui nella nostra Accademia abbiamo recentemente ricevuto una mostra permanente di Beuys da parte della baronessa Durini con una donazione destinata specificatamente alla nostra Accademia. Queste sono iniziative che portano evidentemente nuovo interesse all'Accademia e quindi speriamo di suscitare una partecipazione ulteriore da parte dei giovani.